Alla prima categoria dei nomi della terza declinazione, nomi con tema in consonante e nominativo sigmatico, appartiene un gruppo di sostantivi neutri con il nominativo inus. Per esempio, genus generis, il genere, il tipo, tempus temporis, il tempo, munus muneris, il dono, il dovere, corpus corporis, il corpo, fedus federis, il patto. Decliniamo corpus corporis, il corpo. Minotauri corpus biferum erat. Il corpo del Minotauro era metà uomo e metà animale. In gymnasio labor corporis magnus est. In palestra la fatica del corpo, la fatica fisica, è notevole. Patroclus Achillis arma corpori aptavit. Alla lettera, Patroclo adattò al corpo le armi di Achille. Patroclo indossò le armi di Achille. Abstinenza exonero corpus. Con la dieta alleggerisco il corpo. Corpus quam pulcrum es, o corpo quanto sei bello. Galli nudo corpore pugnaverunt. I galli combatterono a corpo scoperto, senza armatura. Centaurorum corpora bifera erant. I corpi dei centauri erano metà uomo e metà animale. In gymnasio labor corporum magnus est. In palestra la fatica dei corpi, la fatica fisica, è notevole. Romani arma corporibus aptaverunt. I romani adattarono le armi ai corpi. I romani indossarono le armi. Abstinenza exoneramus corpora. Con la dieta alleggeriamo i corpi. Corpora quam pulcra estis, o corpi quanto siete belli. Galli nudis corporibus pugnaverunt. I galli combatterono coi corpi scoperti, senza armatura. Nominativo corpus, il corpo. Genitivo corporis, del corpo. Dativo corpori, al corpo. Accusativo corpus, il corpo, complemento, oggetto. Vocativo corpus o corpo. Ablativo corpore, con il corpo, a causa del corpo, vari complementi indiretti. Plurale. Nominativo corpora, i corpi. Genitivo corporum, dei corpi. Dativo corporibus, ai corpi. Accusativo corpora, complemento oggetto, i corpi. Vocativo corpora o corpi. Ablativo corporibus, con i corpi, a causa dei corpi, vari complementi indiretti. Anche nei nomi neutri della terza declinazione, nominativo, accusativo e vocativo singolare hanno la stessa forma. Corpus per il nominativo singolare, corpus per l'accusativo singolare e corpus per il vocativo singolare. Lo stesso discorso vale per il neutro plurale. Nominativo, accusativo e vocativo plurale hanno la stessa desinenza. A. Corpora, nominativo plurale, corpora, accusativo plurale, corpora, vocativo plurale.